Benvenuto. Buonasera, signor Ministro, benvenuto. Buonasera, Ministro. Ben arrivato. Grazie di essere qui. Grazie mille. Io allora le faccio subito una domanda, per la verità ne ho due per lei, quindi comincerei dalla prima. Allora, lei sta dimostrando un grande attivismo e un poderoso sforzo riformista nell'impegno di ammodernare a tutto tondo la pubblica amministrazione italiana. Si ha l'impressione che stavolta possa essere quella buona per curare quella che viene definita la grande malata. Ecco, quali sono i cardini e le principali misure per aumentare la produttività, il che vuol dire efficienza, efficacia e la trasparenza della nostra pubblica amministrazione? Tanto grazie a tutti voi, buonasera. Volevo dire al maestro Haber che mi sono anch'io operato alle ginocchia 2 anni fa, quindi lo posso capire. Vedete, la pubblica amministrazione, dico PA, è un concetto astratto che non induce a grandi pensieri. Se però pensiamo a cos'è la pubblica amministrazione, allora magari qualche pensiero migliore arriva. Sono gli insegnanti dei nostri figli, sono gli infermieri, sono i medici, sono i carabinieri, sono i poliziotti, sono i colletti bianchi, quelli che ci danno la patente, che ci danno la carta d'identità elettronica, quelli che ci danno la licenza edilizia o non ce la danno. Insomma, è questo mondo, come li ha chiamati il presidente Mattarella, i volti della Repubblica, che durante il lockdown sono stati il punto fisso di riferimento di tutti noi. E per questa ragione io dico che la pubblica amministrazione è fondamentale per la nostra vita, ma soprattutto è fondamentale per la gente normale, per la povera gente, per la gente normale, per le famiglie, per le imprese, perché quelli che hanno più forza, più mezzi, la loro pubblica amministrazione speciale se la comprano sul mercato, mentre le persone normali hanno bisogno della maestra, del maestro, del poliziotto, della sicurezza, dell'assistenza. Ecco, far funzionare questi volti della Repubblica, renderli efficienti, ma direi di più, anche efficienza è un concetto un po' freddo. Io vorrei gentilezza e cortesia, che quasi mai noi abbiamo dalla nostra pubblica amministrazione. Gentilezza, cortesia, efficienza, merito, qualità. Ecco, io questo vorrei. Vorrei perché ne abbiamo diritto, vorrei perché ne abbiamo bisogno, vorrei perché dobbiamo diventare un paese meno feroce, più gentile, più solidale. E devo dire, il lockdown ci ha insegnato tante cose, ci ha fatto riflettere a tutti, ci ha fatto riflettere tanto, il bellissimo corto che abbiamo visto prima, la solitudine. Ecco, noi abbiamo bisogno dello Stato, abbiamo bisogno dei volti della Repubblica e io sto investendo sui volti della Repubblica, perché vedete, la prima cosa che ho fatto quando ho assunto la responsabilità di questo dicastero è stato quello di voler rinnovare loro i contratti di lavoro, perché non si può dire siete i nostri angeli salvatori, siete i volti della Repubblica e poi non si rinnovano i contratti. Sono stato criticato tantissimo perché mi è stato detto ma ci sono prima le partite IVA, certo, ci sono prima altri bisogni, eravamo ancora nel pieno della pandemia. Io ho voluto rinnovare i contratti, ecco, andando un po' controcorrente, d'altra parte è una vita che vado controcorrente, e quindi anche dicendovi queste cose, ma soprattutto efficienza, merito. Ecco, una piccola cosa, sto cambiando il lessico dei concorsi pubblici, non c'è più la carta e la penna, sono tutti digitali, non ci sono più manipolazioni, vince solo il merito. Ecco, lei pensi cosa vuol dire per un ragazzo del sud o per un ragazzo
della profonda Venezia, pensare che può prendere l'ascensore sociale, come l'ho preso io da solo. Ecco. Grazie. Questo è un paese straordinario, ministro, è pieno di talento, è pieno di eccellenze, noi premiamo le eccellenze. E non so se lei si ricorda, noi ci siamo visti quest'estate in uno splendido contesto che erano le catacombe di San Callisto e parlavamo di semplificazione. Noi ne parlavamo perché parlavamo di semplificazione nel settore delle telecomunicazioni, ma le semplificazioni appartengono a tutti i settori, così come il talento e le eccellenze non fanno distinzione di strati sociali, penso il talento è un dono. Allora, pensando alla semplificazione come concetto grande e astratto, qual è la sua visione rispetto alla ripartenza del paese? Un paese che spesso soffoca il talento tra mille lacci e lacciuoli e, come dire, non si dà delle chance perché ha una zavorra indotta. Vedete, noi adesso abbiamo una grande occasione, perché grazie all'Europa ci sta arrivando una montagna di soldi. Non abbiamo più alibi. Ci arrivano 191 miliardi, poi lo Stato ce ne mette altri 30, 40, per cui una montagna di soldi. E non solo è una montagna di soldi, ma è una montagna di soldi condizionata, è un contratto. Ti do questi soldi se fai le riforme. Questo è il contratto, quello che viene chiamato PNRR, Next Generation EU. Questo è il contratto che abbiamo di fronte. Beh, pensate che situazione straordinaria. Fare quello che avremmo dovuto fare da soli, che non abbiamo fatto in tanti anni di Repubblica, o che abbiamo fatto poco e male, perché la solidarietà dell'Europa, perché una parte di questi soldi, un terzo di questi soldi è regalata, oltre 70 miliardi, gli altri sono prestati a tassi assolutamente convenienti, in cambio di riforme. E cioè una sorta di incentivo a far bene, incentivo ad essere virtuosi. Ecco, abbiamo in mano questa grande occasione, non dobbiamo sprecarla. Ci stiamo lavorando tutti come governo, a partire dal presidente Draghi, e forse è l'occasione della vita del nostro paese. Abbiamo bisogno di fare queste riforme, la semplificazione certamente, ma della concorrenza, del mercato. Abbiamo bisogno di svecchiare questo nostro paese. La semplificazione è una di queste riforme, posso dire che l'ho già fatta nel mese di luglio, tra luglio e agosto, così come la riforma della burocrazia. Semplificazione vuol dire togliere quello che non serve, togliere le curve, troppe curve alle strade che portano i nostri diritti, perché la semplificazione è questa, eliminare la cattiva burocrazia. Questa è la semplificazione. La stiamo realizzando. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, non troppo, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo per realizzare sempre quell'obiettivo. Stare dalla parte dei più deboli, perché sono i più deboli che subiscono le complicazioni o non capiscono. E ho un mio sogno, quello di superare il digital divide, che colpisce soprattutto la popolazione anziana e poco attrezzata al digitale. E il mio sogno, ve lo dico che così diventa un impegno, vediamo se ci riesco, di avere un assistente vocale per tutti gli italiani che lo vorranno, ma soprattutto per gli anziani, che chiamandolo possono dire: mi dici dov'è la mia pensione? Mi dici perché non è arrivata la mia pensione? Mi dici come posso prenotare una
esame specialistico. Mi dici come posso fare per accedere a degli incentivi di cui ho sentito parlare alla televisione? Ecco, tutto questo noi lo facciamo andando in rete, facendo una telefonata, informandoci. Ecco, le persone anziane questo non lo possono fare, non riescono a fare, soprattutto le persone anziane sole fanno fatica a farlo. Ecco, a me piacerebbe molto, questo è il mio sogno. Vediamo se ci riesco nei prossimi mesi. Se ci riusciamo, l'anno prossimo le diamo il premio innovatore dell'anno. Dare a tutti loro questo risponditore che ha anche un nome. Elena. Che è un bellissimo nome. Grazie. E lo dico per la prima volta perché è il nome di mia madre. Grazie. Chiederei a Marco Forlani di leggere la motivazione con la quale conferiamo il premio al professor Brunetti. Grazie per essere presente e per le splendide parole. Allora, conferiamo il premio come personaggio dell'anno Italia Informa 2021 a Renato Brunetti per il suo impegno intelligente e volitivo nell'ammodernamento della pubblica amministrazione italiana, al quale ha dato una forte accelerazione grazie alla sua opera di profonda riforma, con l'obiettivo che egli stesso ha riassunto in tre parole, che stasera ha anche ribadito: gentilezza, cortesia ed efficienza. Per la sua attività di accademico fortemente impegnato nella vita economica, politica e sociale del Paese e per la sua costanza e vivace presenza nel dibattito televisivo e nel dibattito politico, anche attraverso un'intensa attività pubblicistica sempre stimolante e originale. Grazie e congratulazioni. Grazie a voi. Grazie. Grazie, ministro. Grazie, grazie davvero. Grazie.